La radio del Novecento, la voglia di interpretare le dive della prima metà del secolo scorso, fresche le ova, eh? Asserendo ai gusti del pubblico moderno, senza dimenticare la comicità e l'umorismo, perché ridere fa bene. Accendete la radio, in onda c'è Madame Divine! Ok, buonasera Madame Divine! Buonasera! Allora, domanda di rito, perché Madame Divine? Effettivamente me l'hanno appellato, nel senso una mia carissima amica mi ha detto, Francesco, sei divino, e mo abbiamo fatto storia, insomma. No, anche a me me l'hanno appellato una volta, però il risultato è stato diverso, vabbè. Quanti anni hai? Ne ho 21. Bravo. Qua, da dove vieni? San Miniato. Da quanto tempo fa la drag queen? Dal 2008 circa. Bene, ok. Allora, Eddie, hai in mente quella cosa di prima? Si fa ora. Vabbè. Allora, per convincere la giuria vorrei metterti un po' alla prova, tesoro. Se avessi avuto un maschio ce l'avrei mandato. Ci avrai una prova sorpresa. Nel senso che io vorrei che tu preparassi uno show completo su un pezzo che no, assolutamente non sai che verrà messo e che il nostro DJ farà partire in questo momento. Sembrava di vedere Julie Andrews che faceva il coso, faceva Mary Poppins. Che meraviglia! Bene, ma fate sta sfilata! Applausi per Madame Divine! Vai! Aspetta, Ce la chiamo. Vai! Di mani, perché palle però che siete, non ve lo faccio più mentre qui la Marina di Carrara, che diamine, madama, diamo, io direi di accoglierla con un grandissimo applauso, lei è Madame Divine. Thank you.
Grazie, ti puoi levare da coglioni, è stato un piacere averti qui con noi. Benissimo! No vabbè, io so già che ha vinto. No, non vale. A questo punto. Ok. Ci sei? No, chiudo? Sì. Bene. Ah, io lo so già chi ha vinto. Allora, io vorrei, allora siamo alla fase finale, siamo alla premiazione delle nostre miss. Io pregherei Mirage e Vinaccia di mettersi ai due angoli di questo fondale, così intanto facciamo posto anche alle ragazze. Noi Drastic, io facciamoci un po' più avanti, non lo so, facciamoci vediamo un po' più avanti. Di lato, leviamoci di culo, moriamo, che ne tanto so. Tanto noi ci hanno già belle viste. Noi dislociamoci da qualsiasi cosa. Bene, allora direi che è arrivato il momento di far entrare tutte le ragazze. Andiamo! Forza, un applauso per le nostre candidate, le Miss Drag Queen Toscana 2013. Avanti, sfilate una a una e Stella Monroe, Christine Lacroix, Lady Cocca, Samantha Babcock, La Pavona, Miss Lady Argentarius, chissà dopo, La Pupolina, Baba Queen, Madame Divine, aspetta, manca una, Anna Bagnani. L'applauso dov'è? E spellatevela queste mani. Cioè, queste ragazze sono 3 mesi che stanno lavorando insieme a noi per creare questo evento. Bene, direi che ci siamo. Posso dire una cosa? Dilla. Posso fare una dedica? No, posso dire una cosa. Come siete belle, bimbe. Siete belle, siete tante e soprattutto siete coraggiose. Complimenti per la parrucca. Bene, io direi a questo punto. No, senti, la nonna della Scila, la nonna Rina. Che è caduta in un cespuglio di forbici. Lascia l'anima sua. No, credo ci sei tu cascata nel cespuglio. Il bussolo. Ma non di forbici, amore mio. Ce l'abbiamo il bussolo. Allora, ragazzi, questo è il momento perché adesso tiriamo fuori i numeri della lotteria. Quindi biglietti alla mano se li avete acquistati, perché adesso le nostre miss sorteggeranno il numero. Dove sta il bussolo? Dove sta quel bussolo della Mirage? Nessuno tenterà di levare le mutande alla Pavona. Per l'amor di Dio, guarda, abbiamo, come se avessimo accettato, guarda. Bene, gradirei che Sheila coordinasse il pescaggio
delle matrici dei numeri della nostra lotteria. Prego, concorrenti, a voi. Allora, Samantha. Che un lebona mai tanto. Questo numero senza guardare è tuo. Che cos'è? Si dice? Allora, sì, sì, diciamo, sì, sì, no, sì, diciamo numero e colore. Bianco 1. Ha vinto qualche cosa. Valeria, sei qui? Stia Samantha Babcock, vieni qui davanti. Anna Magnanima, vieni qui davanti. Stella Monroe, un passo avanti. Mettetevi un attimino. Io intanto vorrei un applauso oceanico. Grazie. Ragazze, mi dispiace per voi, Miss Drag Queen, finisce qui. Si è detto così, eh. Fa brutto, però vabbè, che dobbiamo fare? Fa brutto sulla vettura. Gigi, avvicinati pure. Noi vi lasciamo i vostri buoni sconto offerti dai nostri sponsor, Oltreluna, i sexy shop di Cascina, di Pisa. Grazie a voi, potete accomodarvi dietro. Giusto un attimo, vi richiamiamo per la finale. Questo non vuol dire che finisca qui la vostra carriera. Per l'amor di Dio. Anzi. Vero, signora? La signora non è d'accordo. No, la signora non è d'accordo. E sta per picchiare tipo suo figlio che davanti. Non è d'accordo con la giuria, ma come ogni concorso che si rispetti, è ovvio che ci sia qualcuno che non è d'accordo. No, voglio dire, poi alla fine potete spaccare di botte anche la giuria, se volete. Non è che sono lì, li conoscete, ve li abbiamo presentati uno a uno. Vai, Marchesa. Andiamo avanti, sì, però gentilmente se non ho davanti. No. Grazie. Io so chi ha vinto e voi no. Anch'io. Andiamo avanti. Mirage Summer, fai un Mirage Summer. Vinaccia, per te mi stai da una parte. Grazie. Vinaccia, per te mi qui non Vinaccia è mai Summer. Iniziata. Chiederei a... Scusate le spalle. No, per te è iniziata Vinaccia nel 1222 con le guerre puniche. Lady Cocca, un passo avanti, grazie. La pupporina Baba Queen. Ogni bambino ha un biglietto. Lo so. No, allora, è un bimbo. Come si fa? È un lavorone. E chiederei di fare ancora un passo avanti a... Lady Argentarius. Secondo voi siete le tre finaliste, la prima, la seconda e la terza? E avete perfettamente ragione. Che merda che sia. Bastate nate. La signora si è incazzata nera proprio, eh. Siete troppo belle, ma per voi Miss Drag Queen finisce qui. Grazie ragazzi, un applauso oceanico anche per loro. Bene, direi che si è capito chi sono le prime tre, giusto? Vi chiederei di fare un passo avanti. Allora, io chiederei gentilmente a Giovanna Nocetti di venire qui con le corone, le fasce, le cose. Giovanna, vuoi venire? Hai voglia? Dove sta? È qui. Ah. Prendi pure il cuscino. Prendi il cuscino. Allora, Vinaccia, vieni qui con noi. Perché adesso proclameremo la seconda classificata. Intramezzati fra le nostre finaliste. Oh, perfetto, benissimo così. Ok. Io direi che siamo al contrario, tipo, quindi Mirage gira da dietro, Vinaccia passa davanti. Benissimo. Ci siamo? Che ci fanno le mollette qui sotto? Guarda, le mollette servono sempre. Okay. Tu lasciale, non ti no, c'è i nasini per stendere i panni, sai com'è? C'è una soddisfazione. Ci siamo. Allora, Vinaccia, sei pronta a proclamare la seconda classificata, ovvero quella che accederà di diritto alla semifinale del 22 agosto a Torre del Lago per tentare l'ultimo accesso alla finalissima di Pedra Quina? E ovviamente noi
auspichiamo al massimo che la seconda classificata di questa sera, che accede alla finale, vinca la semifinale e acceda di diritto alla finalissima. Fateci fare bella figura, ragazze, siete state tutte bravissime. Cioè, il pubblico della strada lo vanno a prendere a calci nel culo con lo strascico dopo. Forza! No, mi sto piccando, chico. Chi c'ho io? Vinaccia, microfono a Vinaccia. Ok. Allora, la accede classificata. Alla semifinale di Miss Drag Queen Italia. Seconda classificata di Miss Drag Queen Toscana, ovvero Miss Drag Queen Princess, è... Madame Didi! Applauso! Con 321 voti! Con 321 voti! In corona la Miss Vinaccia, presidente di giuria! Quindi Madame Divine, ci rivediamo il 22 agosto a Torre del Lago!